Siamo in diretta, è partita una canzone per colpa mia perché sono il solito scemo. Siamo tornati, Francesca, nella sede nuova, io la regia che non so Buonasera! fare niente. Buonasera, buonasera. Ok, ora le cuffie le posso E togliere perché mi è abbiamo. stato detto se senti la tua voce va tutto bene. Visto che le sento, vabbè, le metto poi. Non avevo. Quindi Nino è stato bravo, ha Sì, imparato in sì. 5 minuti a fare la diretta dalla sede Sì, nuova! siamo nella sede nuova finalmente. Io ho anche la mia Non postazione, so tu, tipo. ma io mi sento un po' disorientata, mi sento persa. Io non so, mi sento tipo qualcosa di. Cioè, sono per i cazzi miei con la mia È postazione vero, finalmente non ti molto. tengo vicino, questa è un'ottima cosa perché vicino a me ci sono due persone Sì, sicuramente allora. migliori di Ah, boh, ma non avevo dubbi, fra, cioè, non è che ci vuole tanto per te. Ma essere li migliore presenti tu di me. o li presento Allora, Francesca, io? io era da ieri che stavo preparando una presentazione, ho detto, ma scrivo un discorso, un qualcosa, perché era da tanto che li stavamo aspettando. Ci avrei sottofondo. C'è anche sottofondo che mi rende felice. Era da tanto che stavamo aspettando. Abbiamo desiderati, bramati per tanto tempo, dopo la prima puntata nella quale ci siamo innamorati. Cioè, io personalmente li ho amati, fondamentalmente. Abbiamo qui con noi Dolce Gabbana. Mi alzo anche sulla sedia, prima che si rompe, finalmente i Blindur! Ci ho anche urlato, Ciao a tutti, ci ho ciao a anche tutti. urlato oggi, verrà, sentite, guardate, proprio. Quindi noi abbiamo mantenuto la Sì, promessa. perché noi, dovete sapere, abbiamo finalmente un bagno, ok? l'altro qui, proprio nello Cioè, studio. quindi se Però c'è un oggi. fatto, ragazzi, c'è un fatto. Cioè, il bagno è diretta conseguenza della Peroni. Cioè, nel senso Sì. che dove c'è Peroni c'è bagno, e come dove c'è Barilla c'è casa, no? Ecco qua. Nel senso che l'altra volta, giustamente, c'era Peroni, non c'era bagno. Grave problema che, insomma, poi noi abbiamo Abbiamo sbrigato con le forze dimenticato le dell'ordine Peroni. successivamente, insomma. Però, vedi, questa volta c'è il bagno, Ma ma non abbiamo c'è dimenticato le Peroni. Peroni. Lo recupereremo nella Ci vediamo pausa. fra 2 anni. Quando Ci avremo. facciamoci una promessa a inizio puntata. Fra 2 anni ci rivediamo. Bagno e Peroni. È già sano. No! Non... Ragazzi, ci siamo fatti un'altra promessa. Così fra 2 anni col disco nuovo verremo e voi direte tutto a posto. Abbiamo la Peroni. Ferragosto. Ma invece di pensare già al futuro disco, parliamo di questo disco qua, che mi saranno tante soddisfazioni. Ancora questo dici, cioè? Eh Che sì, palle. questo Blindur, parliamone un po'. Parliamone un poco. Io ti Sì. voglio chiedere una cosa, Vai, perché chiedi. ascoltando il disco mi sono resa conto che un tema di fondo c'è. Ed è, Ok. poi posso aver capito male o posso aver capito No, no. bene, però il tema secondo me è il viaggio, che può essere un viaggio sia in senso viaggio-viaggio, ma anche un viaggio interiore. Sì, nel senso che sicuramente questa cosa del viaggio è ricorrente, è un po' un'ossessione, diciamo così, mia nella mia vita, che ovviamente poi si trasla direttamente nelle canzoni. In generale, forse più che proprio il viaggio, quindi che il movimento, la cosa che lega tutte le canzoni è l'idea delle cose lontane, della lontananza, se vuoi, no? Quindi quella geografica, quella intesa come una meta da raggiungere, come un punto dal quale si è partiti e si è arrivati, un posto dove vuoi andare, è più la prospettiva di poter andare, voglio dire, che l'andare in quanto tale, no? È una cosa leggermente diversa, cioè un punto di vista leggermentissimamente diverso, che però è assolutamente sotto, sta benissimo nell'insieme viaggio, voglio dire, sta in quella palla là. In 2 anni quante cose sono cambiate? Dove vi ha portato il viaggio? Innanzitutto, la prima cosa che è cambiata è che abbiamo una nuova multipla. Perché la prima se la sono rubata, perciò ce n'abbiamo un'altra. No, sono cambiate delle cose sicuramente, però penso che siamo rimasti un po' gli stronzi di 2 anni fa. Cioè, Forse non credo che anche un po' di siamo. più. Non penso che siamo migliorati da quel Ci siamo punto di vista. ufficializzati, prima eravamo Prima ancora ufficiosi. eravamo stronzi così di Cardito, adesso siamo stronzi di Cardito. Esportati, cioè riusciamo addirittura a esportare la stronzaggine al di fuori dei confini comunali. E sì, abbiamo suonato un sacco. Il viaggio musicale ci ha portato veramente. L'Italia ce la siamo girati praticamente quasi tutta. Penso che ci manca il Trentino Alto Adige.
Infatti il quiz di Radio Baiano, lo sai, alla fine dell'intervista sarà il quiz... I capoluoghi. No, 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 sarà... Adesso Michelangelo ci dirà tutte le uscite dell'A1. Ma quello è facile, ce l'hai sai tipo, tutto già. C'è già Riscotti, capito? Allora, è più difficile l'Adriatica. L'Adriatica sai di meno. L'A1 sai proprio a memoria. E quindi niente, sì, insomma, sia l'Italia ce la siamo girati un po' tutta quanta. Avete vinto un sacco di premi. Eh sì, è vero, perché poi tutto questo io me lo dimentico. Cioè, noi siamo venuti veramente che... Perché ci avete fatto venire 2 anni fa, ragazzi? Cioè, non avevamo fatto ancora un cazzo. Sì, infatti io... Perché ci avete fatto venire? Avete proprio scommesso su una cosa così, cioè... Perché noi già credevamo in voi. Sono stati bravi questi ragazzi. Volevo chiedere al buon Michelangelo se alla fine il signor Cavangio... Poi il signor Cavangio mi ha messo sul sito. Oh! Ragazzi! Io ero rimasto con questo piccolo sogno di Michelangelo, del Bencio Cavangio. Cioè, quindi c'è. Cazzarola, c'è, cioè, porca. Mi cascino qui a pettinare le bambole. Abbiamo lasciato due mi ha fatto anche dei grandi complimenti per il disco, perché io ho inviato il disco e lui. C'è costato molto apprezzato, costato 700 sì, euro, costato tipo, in America, tipo di più per tutta la produzione del disco, ma andarò là. Però noi perché ci eravamo lasciati 2 anni fa con tanti punti interrogativi e adesso piano piano li sveleremo tutti e poi soprattutto devo dire che io avrei dovuto andare a riguardare la puntata 2 anni fa per vedere che stronzate avevamo detto, vedi? E soprattutto io inaugurerò per i Blindur una nuova rubrica. Sì. Però prima della tua rubrica io devo dire una cosa che non c'era 2 anni fa. Ah, giusto. Che se la mia chitarra piccola. Parte la chitarra piccola di Massimo. Abbiamo introdotto un campanello che ha 3 funzionalità, anche se oggi c'è una nuova che, visto che abbiamo il bagno qua, quando dovete fare pipì, lo cliccate e puoi andare a fare pipì tranquillamente. Giusto. E puoi andare a fare pipì. Cioè, tipo maestra, posso andare in bagno? Sì, esatto. Okay. Cioè, a questo campanello ha 3 funzioni. La prima è quella di placare l'ansia, che la buona Francesca insegnerà nella nostra mente. E poi... seconda funzione è una mia rubrica molto particolare. Terza funzione è la vostra valvola di sfogo, chiamata anche effetto doggo, che è un cagnolino bianco che a me è passato a miglior vita. Questo ragazzo mi sta mettendo pressione. Puoi suonare il campanello immediatamente per fare... Ecco, ok, il campanello funziona, anche con il Blindur, quindi io ci sono riuscito. Dalla mia postazione è tutto. E dopo io ci ho riuscito, io posso dire. Ci ho riuscito. Spostiamo tutto sulla grammatica italiana, questa puntata sulla grammatica italiana. Prendiamoci una pausa. Sì, facciamo ascoltare una traccia. C'ho l'ansia, scegli tu, dimmi, io metto. Allora, io vorrei ascoltare, anzi vorrei far ascoltare. Brava. Partiamo con un classico. Vai. Partiamo con Vanni. Ascoltiamo Vanni e Blindur. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. E la chiamano estate. Quest'estate senza te, senza vacanze o tempo da sprecare. Come sempre siamo pieni di zanzare che a sto giro son più stronze degli anni passati. Dimmi tu dove eri al mio compleanno Vanni, quanto manchi, son già 4 mesi che sei via. Io non lo so se sentirsi persi è peggio a 16 anni oppure a 27. E chissà se è vero che è meglio non avere sogni che avere sogni troppo grandi. Queste notti
senza noi fino al mattino a bere e a chiacchierare. Quante storie, quante promesse al cielo di questa provincia che non ci ha mai capiti. L'importante è che a te le cose vanno bene, non tornare vanni, niente nostalgia. Io non lo so se sentirsi persi è peggio a 16 anni oppure a 27. Grandi. Non tornare vanni, non tornare vanni. Non tornare vanni, non tornare vanni. Io non lo so. Anni oppure a 27 e chissà se è vero che è meglio non avere sogni che avere sogni troppo grandi. Ti prego non tornare vanni. Siamo tornati, sì, mi sento nelle cuffie, le posso posare di nuovo, giusto per controllare se tu fai bene il tuo dovere. Ragazzi, io vivo d'ansia in questo momento, dico, bene, troppo lontano da me. Cioè... Ragazzi, mi state mettendo una coscia pure a me proprio di riflesso. Calmati, ragazzi, mi state... Cioè, sto rimpiangendo le perugne, ragazzi, ve lo giuro. Ma non so perché se questo tavolo qua giù... Secondo me è il campanello. È la presenza del caso, secondo me il campanello c'è qualcosa di malvagio. L'ho tolto il campanello. No, ma quella c'è... Però tu stai usando le cuffie con la stessa funzione del campanello. Allora, cioè, capito? Okay. Funziona a posto, lo posso. Abbiamo ascoltato Vanni. Sì. Ma Vanni cosa ha detto di questo disco? Insomma, Vanni, il disco è piaciuto e tra l'altro ci ha ascoltato anche dal vivo sostanzialmente per la prima volta lo scorso ottobre quando siamo stati a suonare a Francoforte, dove Vanni vive. E niente, lui è venuto al concerto, è stato molto emozionante sia per noi che per lui. È stato figo, molto bello. A proposito di viaggi all'estero, voi siete reduci da un bel tour con tanta bella gente. Vai, fammi aprire questo capitolo. Quindi vorrei Io sapere, ho paura, l'ammetto. Ma vi è capitato qualcosa di particolare? Qualcosa di particolare? Cioè, noi se scendiamo di casa e veniamo a Baiano e ci succedono le cose più improbabili, figurati con qualcosa come tipo 4-5 mila chilometri fatti, quello che è potuto succedere. Di tutto, ragazzi. Cioè, veramente, a parte l'assortimento umano era veramente fantastico. Veramente quello delle barzellette, cioè, per esempio, ricordiamo, con voi c'era, a parte la splendida Carla, c'era Daniele De Malmo, con Monica, e c'era Joseph Fong, e c'era della piccola orchestra di prestazione occasionale. E già questo basterebbe a farvi immaginare quello che è potuto succedere. Ci siamo trovati nelle situazioni più bizzarre che proprio si riescono a immaginare. Abbiamo passato un sacco di guai, un sacco di sventure, anche perché dovete sapere che il buon Daniele, che noi tutti amiamo, perché proprio Daniele non è che gli vuoi bene, Daniele proprio c'hai, cioè, un fatto che lo ami, capito? Che lui è un tenerello, non lo so, cioè, così c'ha questo aspetto vagamente medio orientale, però a parte quello, diciamo che proprio gli vuoi un sacco di bene subito. Ma Daniele ha questo piccolissimo problemino che non prende l'aereo. Aia. Non prende l'aereo e gli piacciono gli Explosion in the Sky, fai 2+2, insomma. Sarà per questo, forse gli piacciono Explosion in the Sky, non si sa. Però a parte questo, Dani non prende l'aereo e quindi in virtù del bene che noi tutti gli vogliamo abbiamo accettato, non considerando assolutamente le conseguenze che potevano scaturire da questo fatto, di fare tutto il giro in treno. Mm.
Ragazzi, Berlino-Napoli in treno non lo fate mai nella vostra vita, proprio. Cioè, una cosa che non dovete fare. Proprio, cioè, presente che ci sono delle cose che tu non avete non fare lo fate mai. A casa. Non lo fate mai. Cioè, Berlino-Napoli in treno è... Ma veramente il viaggio della speranza. Cioè, una cosa che... Sai quando parte, non sai quando arrivi. Soprattutto non sai in che condizioni arriverà. È successo di tutto. Cioè, veramente di tutto. Fin tanto che tu fai, sai, parti Napoli-Parigi in treno. Divertente, simpatico. Una volta che fai il viaggio in treno così lungo, poi... Ci siamo trattati bene, noi abbiamo fatto una tratta in prima classe, soltanto una tratta perché però che ci potevamo permettere di sai cosa, però tutto molto bello. E mano a mano che prendevamo treni, quindi di volta in volta, era sempre peggio, cioè c'è stato un'escalation in negativo. Non so se Joseph ci sta ascoltando, ma può confermare. Penso che uno degli aneddoti più belli che siano successi, insomma, sia questo qua, che prendiamo questo treno a Bruxelles. E il treno faceva Bruxelles-Berlino, 6-7 ore di treno, una roba del genere. E all'estero c'è questa stranissima abitudine che se tu vuoi il posto a sedere lo devi pagare a parte, anche su treni che sono l'equivalente del nostro Eurostar, insomma, anche su lunghe percorrenze. E noi prendiamo questo treno convinti che diciamo, ma Bruxelles-Berlino nel 2017, ma chi video treno Bruxelles-Berlino? Cioè, nel senso, ormai tutto, anche perché non è un mezzo di particolarmente economico il treno. E quindi, insomma, abbiamo preso questo treno e una volta saliti, ne avevamo veramente un miliardo di valigie, chitarre, non si capiva niente, insomma, eravamo stracarichi di roba. Siamo saliti un po' alla si salvi chi può, quindi due in una carrozza, due in un altro, uno in un altro, cioè così. Per la sera, ragazzi, dividiamoci, vediamo chi trova i posti e poi chiama gli altri. Senza pensare che però il treno cominciava a Bruxelles e freneva a Berlino, cioè quello non si muoveva in realtà, capito? Treno così lungo, insomma, mai preso un treno così lungo. E abbiamo scoperto che posti non ce n'erano, quindi praticamente è successo che Daniele e Monica erano in fondo al treno, con i biglietti di tutti. La preoccupazione era, giustamente, io da provinciale, il primo pensiero è stato a Joseph, perché io ero con Joseph. Ho fatto Gio, ma si sa io controllo che facciamo scene a Colonia, cioè come funziona e noi tra l'altro eravamo praticamente nello spazio che è tra un vagone e un altro, quindi quello dove c'è il bagno per capirci, però in prima classe, perché siamo sempre gente livello, siamo sempre gente lusso. Ed è successa questa cosa troppo carina che i ragazzi quando abbiamo suonato a Parigi, nell'andare via, i ragazzi di questo posto fighissimo che si chiama Ciao Gnari, dove abbiamo suonato a Parigi, ci hanno regalato un cartone di birre buonissime. Ovviamente non sapevamo se birre ce le siamo portate in giro per un paio di giorni, perché non c'era mai il tempo materiale di metterci a bere queste birre. Ci siamo trovati là, noi avevamo queste birre, non avevamo da sederci. È partito l'Ottoberfest, una cosa, ragazzi, divertentissima, perché veramente sostanzialmente ci siamo ubriacati sul treno, cioè così è andato a finire. Poi mano a mano, sai, ci raggiungeva Monica, ragazzi, ma voi qua state, noi siamo tutti dall'altra parte, Monica, bevete una birra. E insomma è stata veramente una roba, ragazzi, allucinante, veramente di tutto di più. Sul treno l'ultimo che abbiamo preso addirittura hanno arrestato 3 persone, non sappiamo nemmeno perché. Okay. Cioè, veramente, ragazzi, le cose più improbabili ci sono capitate. E questo è solo uno degli aneddoti. Questo è solo uno. Immagina il resto. Per esempio, una parentesi velocissima, questa è troppo bella. A Bruxelles Joseph ci ha portati a mangiare una pizza buonissima in una pizzeria mondragonese. No! Cioè, ragazzi, il pizzaiolo a Bruxelles era di Mondragone e faceva una pizza buonissima, veramente buona proprio. Cioè, una roba, capito, che dici, ma è queste che sono le storie che succedono a venire in viaggio. Tutti vogliono venire in viaggio con Blindor, perché succede sempre qualcosa di strano. Anche noi vogliamo venire in viaggio con i Blindor. Ragazzi, alla prossima trasferta, nella multipla, un po' di spazio c'è, quindi insomma. Però anche ho pure dell'aereo. No, e allora tu non puoi venire, ti sta casa. Però, niente treno, ci posso bene. Provare, cioè, tipo... No, io vi dico che per convincere Daniele ho dovuto bere una bevanda improponibile che lui ha comprato alla stazione di Monaco di Baviera, che penso sia la bevanda più schifosa della terra. Era talmente schifosa che mi fa, se te la bevi più l'aereo. Io l'ho tirata di mano, l'ho bevuta tipo tutta di un fiato. Ho detto, comprane un'altra, perché mi ha già assicurato pure un ritorno. Vai tranquillo, però. Per
farvi capire il livello, insomma. Però per ogni viaggio, anche per quello musicale, c'è bisogno di una valigia. Voi nelle vostre valigie cosa mettete di nuovo? E bandopole per la doccia. Io lo sapevo che non potevo fare questa domanda con Massimo. Mettiamo di nuovo. Ma perché le bandopole per la doccia uno se le dimentica sempre, ma in realtà ma sono una cosa. Albergo. Ah, boh, ma in albergo va così. Ah, sì, sì. Gli alberghi li chiamo noi. A sindaco a doccio, io dico. Nel senso, docce comuni per tutti. No, nel senso che noi siamo gente Airbnb, folk, capito? Costruiamo altre superlette. Costruiamo altre cose. No, però insomma, sì, le pantofole e la doccia, secondo me, sono proprio un elemento portante della valigia di Massimo, almeno. Michelangelo, non so, tu che cosa metti in valigia? Io cioè, cos'è che non mettevate prima e che adesso invece mettete? Ma anche metaforicamente parlando, ovviamente. Esatto. Facciamo anche un attimo di È una domanda interessante. Indicante questa. Indicante. Indicante. Che cosa mettiamo? Ma in realtà... Pensaci, Michelangelo, io provo a prendere tempo. Vabbè, direi un vagonissimo carico di emozioni, ma penso che... Ragazzi, dove è il campanello subito? Campanello subito, proprio. No, Le femmine non lo possiamo dire, perché sennò... Michelangelo, sei impazzito, Michelangelo, ragazzi, frena questo divano, Gli ha dato alla testa, vedi, guarda come si è messo, sta tutta rockstar, Tra poco metto pure via il coppo da un No, che cosa mettiamo? Ci sono, secondo me, a parte una... E questo sono serio nel dire questa cosa. C'è sicuramente un sacco di esperienza che prima non avevamo e che ci permette di affrontare tante cose diversamente, sia nel bene che nel male. Quindi ci si predispone un attimino diversamente alla partenza, al viaggio... La cosa bella che è successa in questo tempo, in questi due anni, è che abbiamo fatto amicizia con un sacco di persone in giro per l'Italia, quindi nella nostra valigia metaforica c'è sempre qualcosa che portiamo a queste persone, metaforica ma non solo, c'è sempre qualcosa che portiamo a queste persone lontane da Napoli, e c'è sempre qualcosa che soprattutto riportiamo indietro poi da questi vari posti. Vedi le birre di Parigi, insomma, già sai. E, sì, sostanzialmente questo. Poi per il resto soldo non se ne sono mai viste, continuano a non vedersene. No, mozzarella, devo dire la verità, abbiamo c'è il caseificio di casa nostra che ci ha fatto proprio permessi di lavoro, cioè ci ha proposto di essere esportatori delle mozzarella. Siamo diventati endorse e ne portiamo talmente tante fuori che è tabù. Voglio cioè, ma vedi del tour dove lo fa, cioè eh? Caricatevi una tua le chile puttana, non la difficile che sapevi. Mi sembra giusto. Sì, sì, no, ma sai, c'è la gente che diventa endorser Fender, Gibson, queste cose qua, e noi siamo diventati endorser invece le mozzarelle che esportiamo un po' in giro a spasso per la nazione. Gli ultimi sono stati gli After Hours in ultimo di tempo, dire. Cioè ragazzi, mica chiacchiere. Mica chiacchiere. Cose serie. Nino, io avrei una domanda da fare. Prego. Allora, visto che i buoni Blindur hanno comunque viaggiato e attraversato l'Europa, io volevo domandare a loro se nel suonare questo album al di fuori dell'Italia l'hanno ascoltato in maniera diversa, hanno percepito qualcosa di diverso da questo album, che sensazione nuova. Sai che cosa? C'è un fatto che succede quando sei all'estero. Sembrerà una stupidaggine, ma non lo è. Il fatto che tu devi presentare i brani in un'altra lingua. Non essendo io uno che parla l'inglese super 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 bene, ma diciamo così, mi difendo, mi trovo a dover sintetizzare o quantomeno raccontare le canzoni in un altro modo, e questa cosa qua certe volte te le fa vedere sotto un altro punto di vista, no? Mediamente quando noi abbiamo messo sullo spettacolo ci sono una serie di cose che tornano, no? Una serie di introduzioni ai brani che bene o male sono quelle. Ci sono delle cose che diciamo che rientrano un po' nella scaletta. Quando sei all'estero devi un po' reinventare tutto, devi un po' riraccontare le cose da un altro punto di vista, perché ovviamente le persone non danno determinate cose per scontato, perché ci sono delle cose che magari sono persone che ti ascoltano per la prima volta che non sanno, e quindi devi fare un passo indietro e riraccontare le cose. Ma anche già il fatto di cambiare completamente la scaletta magari ti aiuta a leggere il contenuto delle canzoni in modo diverso. Poi a parte questo c'è anche il fatto che magari sai, un arriva e ti dice questa cosa mi avete ricordato questi, che magari è uno che non una considerazione che non ti avrebbero mai fatto
in Italia, perché magari è una band del posto che poi te la vai ad ascoltare, insomma, e trovi effettivamente le somiglianze. Insomma, ci sono. È sempre molto interessante suonare fuori dall'Italia. Io trovo che sia sempre una bellissima circostanza, sia per gli italiani che trovi fuori dall'Italia, sia per poi, insomma, le persone del posto. Che anche su questo ci sarebbero una serie di storie da raccontare, ma le rimandiamo alla prossima puntata. Insomma, ci sono una serie di fascicoli in edicola, Viaggia con Blindor, che racconteranno i nostri aneddoti. Io direi di prenderci un'altra pausa per tornare poi magari con un momento live. Nino, che succede? No, mi era morto un attimo il mouse. E vorrei ascoltare un altro classicone. Sì, vai, che dimmi. Le folle cantano sotto al palco. Io forse la so qual è, Francè. E qual è, qual è? Aspetta, metto le cuffie, mi indovino. Allora, Francè, è la traccia numero 04. Sì. Allora, foto di classe, Francè. Bravissimo. Cosa ho vinto? Niente. Mannaggia. Hai vinto un altro campanello e ti mettiamo dall'altro lato. Hai vinto un'altra puntata di Indifferenti. Vai, vado. Foto di classe di Blindor, a fra poco. Perdermi le mie illusioni.
E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Siamo sempre con i Blindur, abbiamo ascoltato Foto di classe, che veramente, raga, è un tormentone. Io mo ci sono stata. Pizza al tavolo 3. lo fanno tutti il coro. Ma perché quella è internazionale, perché è una lingua che tutti quanti conoscono, l'Oese. C'è da dire che il coro è partito anche alla strada di Cannatore, quando Michelangelo già se n'era andato. È partito il coro quando tu già non c'eri più. Ah sì? Sì, ma davvero? Sì. Vabbè, le 2 di notte stiamo ancora all'attico, solo questo. Io vorrei salutare intanto tutte le persone che stanno mettendo like alla nostra diretta Facebook, che sono Gennaro Vitrone, Roberto Guardi in arte Il Bifolco, Agnese Mari, Andrea Solito dei Vat Vat Vat, Morena Meli Mainardi, e se c'è qualcun altro che dimentico fatemelo sapere, e soprattutto scriveteci anche Poppo, ciao Poppo. Intanto, Nino, tu sei pronto? Vado avanti a raffica con le mie parole? Un minuto e sono pronto. Va bene, un minuto e sono subito da lei. Quindi, cosa ci suonate, ragazzi cari, ragazzi belli? Allora, il repertorio prevederebbe quello là, quel verbo là. Poi dice che ti faccio parlare. Così lo verserà. Quella è sulla È un po' come Manuel. Cioè, hai detto, sengarti nel lingue. È un po' quel problema. Basta, ragazzi, Manuel Agnelli, noi ti vogliamo bene, un poco. Suoniamo bene, appunto. No, se tu gli dici che gli vuoi bene, lui non apprezza. Questo dire, Manuel, sei uno stronzo, un po' così, un po' maledetto. Facciamo questa canzone che è il primo singolo che è stato estratto dal disco, è sentito l'Aftershock. Ma un merito bello, ecco. Come parla bene. Abbiamo riempito la stanza di suoni per coprire il silenzio. Abbiamo provato a placare la sete bevendo solo assenzio. Questo mal di testa ci dimostra che ieri la festa è riuscita. C'era un sacco di gente che si è divertita, ma ora in casa vagano i soliti vecchi fantasmi. Sicurezze presunte e problemi irrisolti. Ci sono troppe strade, vorremmo troppe scarpe, ma abbiamo solo 2 piedi e un paio di gambe storte. Più ci attacchiamo al mondo, più il mondo costa caro, e più diciamo mi piace, più il retrogusto è amaro. Dati a chi vive più forte, oltre ogni traguardo. E ci siamo fissati negli occhi impazziti, senza nessun rimpianto. Dannati sogni agitati, che ci tengono alzati anche quando dovremmo dormire. Lunedì è fra 2 ore e c'è un mondo da fare. Cosa ci resta? Un letto di sfatto e un ricordo sfocato. Magari è tutta una finta, abbiamo solo giocato. Ci sono troppe strade, vorremmo troppe scarpe, ma abbiamo solo 2 piedi e un paio di gambe storte. Più ci attacchiamo al mondo, più il mondo costa caro, e più diciamo mi piace, più il retrogusto è amaro. C'è un autobus che parte, quella sensazione di aver perso qualcosa, l'ennesima occasione di trasformare in vita le intenzioni di un viaggio. Non ci si può fermare, siamo di passaggio. Ci attacchiamo al
grazie assai. Oh, ma sono sempre bravi sti Blindur. È per fortuna, insomma, che non siamo, non ci siamo deteriorati nel tempo. E soprattutto, ma come le presenta bene le canzoni, Massimo. Ciao, infatti, ma voglio fare le prove, capito, a casa. Davanti lo specchio, così mi metto là, allora, la prossima canzone. No, devi sapere che studio fa aprire il microfono, apri un po' il microfono, devo provare. Vogliamo dire un po' chi vi ha aiutato nella realizzazione del disco? No, Nino, non me ne voglio andare da qua vicino. Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci ha aiutato moltissimo. Dove l'avete registrato, eccetera, eccetera. Allora, nel frattempo la mia cuffia è sparita, ma questo è un particolare poco rilevante. Ora tornerà. Ok, tornerà a un certo punto. Ritorno. Eccomi qua, ora sono tornato. il disco è stato registrato per metà a Roma, in uno studio che si chiama Gli Artigiani, che è lo studio di Daniele Sinigallia, il fratello di Riccardo. Tra l'altro è anche lo studio registrato, registrato il buon Motta, e anche Catres sta registrato nello stesso studio. E un'altra metà l'abbiamo registrata nel nostro studiolo a Cardito, sulle verdi colline di Cardito. E poi il disco è stato missato in parte in Islanda da Birgir Birgisson, che è il fonico dei Sigur Rós, col quale già avevamo lavorato, avevamo già fatto delle cose precedentemente, e da Paolo Alberta ad Arezzo, fonico di Negrita, Ligabue, un miliardo di altri, insomma, uno super. E poi il mastering, insomma, per il passaggio finale è tornato in Islanda nelle mani di Biggie. E per il resto, insomma, quello che ci ha aiutato effettivamente è proprio lo Spirito Santo, insomma, quello che ci ha messo l'aiuto di produzione maggiore è stato quello dello Spirito Santo. Sulla produzione Santo. Sì, poi devo dire la verità che abbiamo trovato una bella famiglia, che è Tempesta, che salutiamo, ci sta Enrico che ci sta ascoltando. Se non ci sta Enrico sei uno stronzo. E quindi sono una grande, gran bella famiglia e ci siamo veramente bene. Vi trattano bene? Ci trattano bene, ci hanno accolti subito, sono tutti quanti super carini, super fighi. Poi è bello, capito? Perché con alcuni di loro è nata proprio un'amicizia anche al di là della musica, si potrebbe dire, insomma, no? A parte Davide, Luca e Enrico dei Tre Allegri, ma con Andrea Ufo degli Zen, con Luca del management del dolore post operatorio. Luca è, ragazzi, una specie di Joseph. Cioè, Luca è un po' il Joseph di Lanciano, così, no? È un altro personaggio meraviglioso che abbiamo incontrato sempre della famiglia Tempesta. Il grande Appino, no? Sì, Andrea, il suo Appino, Ufo, tutti ragazzi meravigliosi, devo dire la verità. Un sacco di bella gente in Tempesta, un sacco di bella gente. Nino, cosa vuoi dire? Altrimenti continuo io tutta la cuna, un sacco di domande. No, io volevo domandare se nel passaggio dal loro primo incontro che abbiamo avuto con noi, qui con noi, sì, a questo, se c'è stato qualche pezzo che li ha resi, cioè, ha dovuto penare un po' per scrivere questo pezzo, per arrangiarlo. Ah, voglia. Qual è questo pezzo, questo figlio un po'... Ma io personalmente, diciamo, le crisi generali su un brano in particolare le ricordo su Luna Park. Sì. Mm. Perché è un brano che è stato, ha passato una grande fase di gestazione prima di raggiungere il livello del disco. Abbiamo cambiato varie volte l'arrangiamento, varie volte i suoni, varie volte il tipo di brano in sé. Abbiamo provato a cambiare gli accordi, il pezzo non usciva. Poi basta, sai, quel colpo di quella lampadina che si accende, quella diversa attenzione che fai in determinati arrangiamenti, e poi alla fine il pezzo esce. Sì, per essere stata proprio Luna Park, ci ha fatto penare, anche perché è quella lì che forse in assoluto abbiamo suonato di meno dal vivo da quando abbiamo iniziato a girare, visto che tutte le canzoni bene o male sono venute, forse l'unico pezzo che è nato in studio, fondamentalmente quasi in studio, nel senso che poi non l'abbiamo suonato nel tempo, sai, succedeva che lo arrangiavamo, lo tiravamo giù, ne facevamo una versione che ci sembrava convincente, provavamo a suonarlo 2-3 volte dal vivo e puntualmente diciamo non funziona, torniamo, questo pezzo resta a casa fino a quando non si è ancora pronto. Poi magari veniva fuori un altro arrangiamento, ok, adesso forse ci siamo, abbiamo provato a portarlo fuori, no, non lo suoniamo più questo pezzo.
è stato uno di quelli, ma forse anche proprio per la natura del pezzo che è così emotiva, così delicata, non lo so, nel senso c'è qualcosa che ovviamente mi riguarda in modo particolare in quella canzone, e sarà per questo che è stata così sofferta. Forse anche Aftershock in un certo senso. In parte sì. C'è stata anche su Aftershock. Altra domanda, visto che abbiamo citato Luna Park, visto che una delle collaborazioni anche Luna Park c'è con Bruno Bavota, com'è nata la collaborazione con Bruno? Che io mi è capitato di ascoltarlo live una volta, due volte, ed è, vabbè, è qualcosa di magico, secondo me. Ma io vi confesso una cosa, la prima volta che ho ascoltato Bruno, ricordo che era un Be Quiet, ascolta e disse, ma che fa sto film, è stato un miracolo. Poi l'ho approfondito e devo dire la verità, a parte essere un ragazzo proprio, sì, è un musicista veramente di livelli come pochi che ci sono in Italia, secondo me. Io la prima volta che ho conosciuto Bruno, c'è questa cosa singolare, che era sempre a una serata del Be Quiet all'epoca, quello dei bei tempi di una volta, e sale sto ragazzo sul palco e fa, adesso io sono una mia canzone, vi raccomando state attenti al testo. Parte a suonare, io stavo tutto concentrato, aspettavo. Però non andavo mai adesso. E io pensavo, vabbè, ma c'è Cisi, ma come andai? Ma che fa? Suona, a un certo punto il pezzo finisce, io sono rimasto, partito l'applauso, io sono rimasto un attimo, come l'ha fatto? E con Bruno sostanzialmente è una di quelle cose supernaturali, no? Cioè, nel senso che Bruno non è uno abituato a fare fit o cose del genere, ma perché proprio non è nella sua indole. Quindi per noi è quasi proprio un regalo super speciale. E a lui la canzone piaceva molto, l'avevamo suonata qualche volta insieme, e quando c'è arrivato il momento di metterla in studio è stato proprio naturale chiamarlo e dire, Bruno, noi stiamo registrando il pezzo, che vuoi fare, venire? Cioè, ti va di suonarla? E lui, senza proprio colpo ferire, ha detto, ragazzi, assolutamente e categoricamente sì. E anche in quella circostanza, perché poi Bruno è uno di quei musicisti che veramente fanno la differenza. Cioè, ci sono quei musicisti anche super bravi, che suonano in un contesto che non è quello magari loro abituale, ci stanno benissimo, si adattano, sono un po' più camaleontici, no? Ci stanno bene dentro. Però, punto, finisce là. Bruno invece è uno di quelli che arriva e fa la differenza. Cioè, nel senso che, al di là degli scherzi, mi sono sempre chiesto i tasti che suona Bruno sul pianoforte, dove vanno a finire quando Bruno si alza dal pianoforte. Cioè, esce qualche cosa che normalmente non c'è. Ci sono dei tasti che non ci sono, che poi se li vai a suonare tu, le stesse cose non suonano così. Quindi veramente è uno di quelli che fa la differenza su un brano. E quindi effettivamente su Luna Park lui ha proprio portato una magia, ha sforato il finale, no? Lui così è andato dritto nonostante noi avevamo finito il pezzo, ma era una cosa talmente bella, talmente incantata, magica, che non ce la siamo nemmeno sentita di dire, vabbè, ok, la tagliamo, lo sfumiamo. Infatti il pezzo lo chiude lui, sostanzialmente è lui quello che mette l'ultima nota del disco. E quindi questo, mo secondo me, dopo tutto questo parlare di Luna Park, si potesse pure suonare Luna Park. Se i ragazzi sono d'accordo. Non avete bisogno di accordare? Io forse mi sono accordato. Parlando. Anche io. E quindi, visto che ci siamo, intanto io voglio salutare Francesca Iodice, Micaela Carlotta Amore, che ci sta seguendo. Chi è? Te lo vuol dire Michelangelo, forse. Chi è Michelangelo? Sei la tua fan? Sì, è la mia prima fan numero uno, tessera 0001. E anche Ilaria Pieri della festa. Dov'è Carla? Carla, secondo me, o starà pensando, vabbè, ma tanto Massimo sta dicendo le sue solite stronzate in radio, quindi vaffanculo, non me lo vado a sentire. Non lo so dove sarà, a casa sicuramente, cioè, è sicuramente a casa, forse starà suonando. Fa le cose importanti, Carla, non fa Carla, palesati. Carla, manifestati. Manifestati. E quindi? Pronti? Suona? Vai. Ed è fermo un'altra volta.
questo treno stanco vedo i soliti pupazzi, tutti pronti all'assalto. C'è una vecchia gabbia nell'ultimo vagone, dove non entra mai nessuno. Dentro c'è un mostro che ha il mio nome. Se hai pensieri fuori controllo, in due secondi salta tutto per aria. I finestrini in mille pezzi, ma tu resta, non aver paura. Lascia la pioggia, la vai via, lenta come un fiume. Presto arriverà un suono di campane. Ti ricordi la prima volta e la mia vita in ospedale, la casa degli specchi, il tunnel degli orrori, benvenuta nel mio Luna Park personale. Sei entrata quasi per scherzo e tutti lì fermi a guardare. La follia che apre la gabbia e poi inizia a cantare. Lascia la pioggia lavare via tutto quanto il resto. Presto brillerà anche l'asfalto. Quello che è vero si può cantare e tutto il resto sono cazzate. Il nostro è un treno così veloce, pensa a tutte le stazioni passate. E se ti lasci baciare in bocca, se continui a tenermi la mano, se hai sempre voglia di un altro giro, io sono pronto, partiamo. Brividi, brividi! È vero, grazie. Nino? Io dico solo grazie, fondamentalmente. A voi, cioè. A voi, ragazzi, sempre a voi. Io direi adesso che è giunto il momento della mia rubrica. Intanto salutiamo Michela Tempesta che ci ha messo un bel cuore. La mia rubrica, io non so in grado di fare rubrica. La mia rubrica che inauguro oggi si chiama Ma quanto sei trend? Vai Michi, vai, questo è tuo proprio. Questo è proprio mio. Adesso io vi elencherò una serie di trend su Facebook di questa settimana e voi ne sceglierete uno da commentare. Madonna, mi unisco all'ordine, non so allora che cosa è il trend, ragazzi. I trend sono le dichiarazioni di Emanuele Agnelli a Napoli, il matrimonio, la proposta di matrimonio di Fedez alla Ferragni. Che era Ferragni. Poi
l'anniversario della morte di Peppino Impastato, oppure questo fatto che tutti quanti pubblicano questo 9 maggio di Liberato. Ma la, cioè, noi cosa dobbiamo fare con questo? Dovete cose? Scegliere uno degli argomenti e commentarlo. Vai. Vabbè, ce ne sono quattro, diciamo, escludiamone uno. Escludiamo Fedez e Ferragni. No, escludiamo il meno importante, Peppino Impastato. No, sto scherzando, ragazzi. Era una battuta infelice. Anzi, vorrei commentare il fatto di Fedez e Ferragni. Ah, ecco. Allora, facciamo una testa. Carlotta sta ascoltando, perché Michelangelo potrebbe stare per fare una proposta in diretta. No, assolutamente. Cioè, bisogna sapere, cioè, ma fondamentalmente, questa idea di Ferragni cosa fa? La fashion blogger. Fashion blogger, anche una carta ha avuto per un mese. Un anno, insomma. Ha avuto anche una cattedra in una famosa università americana. Ma nel senso che gli hanno dato proprio la cattedra, cioè proprio il mobile, insegnerà per un anno come diventare ricchi e famosi usando l'internet. Quindi cosa vuoi dire, Michelangelo? No, io mi sono sempre chiesto questa Chiara Ferragni che senso ha nel mondo proprio. Anche Fedez che senso ha nel mondo. Ma Fedex non fa le spedizioni. Questa tipa non fa niente. Cioè, questa tipa si fa le foto imbecille dei Ciao Chiara! Degli vediamo a suonare al vostro matrimonio. Il cachet poi ci sentiamo in privato. Vengo da solo, Michelangelo non può venire, quel giorno sei impegnato. È tipo, non so se sa perché tutti quanti mi piace. Vabbè, Michelangelo, che vorresti essere anche tu un po' Michelangelo Ferragni. No, sì, tu Michelangelo Ferragni. Non vorresti fare anche tu una dichiarazione all'Arena di Verona alla tua amorosa? Ma a parte penso che mi ucciderebbe. Cioè, penso che mi ucciderei anche io. Cioè. Però guarda che anche Johnny Cash è... June Carter se lo sono detto. Ah, però era l'Opraia, più fatto. Vabbè, però insomma, voglio dire, diciamo che Fedex. Fedex e Chiara Ferragni sono Johnny Cash e June Carter che hanno smesso di sognare. No, ragazzi, dopo questo me ne vado. Ragazzi, bisogna fare i conti con la realtà, è così, cioè, prima Johnny Cash e June Carter e ora Fedez e Ferragni. Che cosa brutta. E vabbè, quindi Michelangelo ha voluto commentare questo trend. Okay. Molto democristiano. Sono rimasti altri tre test. Io commento tutto, decido, voglio commentare. Tu che cosa vuoi commentare? Scegliene uno. Allora, vai. Anniversario Peppino Impastato, okay. Dichiarazioni di Emanuele Agnelli e poi il motivo per cui tutti quanti pubblicano 9 maggio di Liberato. Io Liberato. Questo è facile però, il motivo non si sa. Quindi è finito il discorso, si chiude qua. Cioè, nel senso che non c'è un motivo e quindi fine. Oggi 9 maggio non è uscito niente. Si diceva che dovesse uscire qualcosa oggi, ma non è uscito niente. Ma di che? No, forse si sapeva chi era o un video nuovo o un qualcosa. Ma di chi? Di Liberato. Ma chi è questo Liberato? Ragazzi, andate al Miami e lo saprete. Cioè, è facilissimo. Tanto Liberato sono al Miami, quindi andate al Miami. Vabbè, a noi non interessa. Voglio di trend, cioè, ma non l'avete invitato? Voi non avete provato a invitarlo a Liberato? No, dovremmo, anche se io ho letto la sua intervista a Rolling Stone e mi è sembrato troppo cafona come cosa. Perché hai detto fra cose. No, rispondeva tutto... Cioè, gli veniva chiesto lui perché... avesse scelto l'animato, lui no, perché fra i così, cioè così, proprio così. Ma proprio così sta scritto, proprio a così, con i sottotitoli sotto tradotti italiani, cioè tipo Gomorra, capito? Con i sottotitoli, sono scomorto. Ho letto l'articolo, ragazzi. Era, vabbè, che... Vabbè, quindi secondo me è Chiara Ferragni Liberato, ve lo volevo dire. Cioè, secondo me dice che sia Gigi D'Alessio. Quindi tu hai commentato Liberato, sono rimasti altri due trend. Ma diciamo che il fatto che Peppino Impastato sia un trend mi rende felice, perché almeno vuol dire che qualcuno si ricorda ancora delle cose importanti, per fortuna. Nel senso che oggi ci pensavo al fatto che, sulla mia bacheca avrò visto uno o due persone che parlavano di Peppino Impastato ed è stato così un po' triste. Amaro. Un po' triste, anche perché recentemente quando siamo stati in Sicilia, sembrerà incredibile, ma si parla molto più spesso di quello che si possa immaginare tra i ragazzi in Sicilia di mafia, di antimafia. È una parola che ancora in alcuni posti si dice veramente molto sottovoce. Ed è allucinante questa cosa. Cioè, veramente sembra una follia che se sei una sera fuori a un locale a parlare con dei ragazzi e si parla di mafia, si cerca di evitare di dire questa parola. Cioè, ragazzi, non è che questa è una cosa sparita, quindi non vorrei fare il solito pesantone del cazzo che parla di cose
così impegnative stanno calando vertiginosamente, immagino, gli ascolti di Radio Baiano, così quanti che cambiano la radio DJ. Però sì, insomma, diciamo che sarebbe bello che fosse trend anche tutte le settimane questa cosa di Peppino Impastato. Per quanto riguarda Manuel Agnelli, io approvo tutto, cioè tutto? Sottoscrivo tutto. Anche il fatto che i Duran Duran sono nel nulla della musica? Ragazzi, allora io devo fare auto. Facciamo trend, cazzo, dissociati. No, è importante che gli dai la citazione, perché la citazione esatta è: ma io un gruppo che dava più importanza alla pettinatura che alla musica, come faccio ad ascoltarlo? Cioè, ma soprattutto è bellissimo quando lui dice: io quando ero ragazzo volevo dire a uno che faceva schifo, gli dicevo: ma suoni con i Duran Duran? Cioè, è fantastico, come, perché se ci pensi è come a dire: ma tu suoni con i Luna Pop, cioè non avremmo detto così. Però ragazzi, in media, cioè se pensate alla media degli anni 80, Duran Duran erano bravi, però cioè, per la media, diciamo che magari, che ne so, uno si ascoltava i Cure, i U2, i Depeche Mode, cioè capirai che il momento, diciamo, per chi ha vissuto quegli anni, per noi che siamo abituati ai giornalisti, ragazzi, è normale che ci piacciono Duran Duran, cioè, nel senso che abbiamo leggermentissimamente abbassato la media, diciamo così. Sei d'accordo anche sui Queen? Sui Queen sono soprattutto d'accordo. Questa è una cosa che ho sempre sostenuto, litigando sempre fortemente con tutti. Io, cioè, per carità, senti Freddie Mercury e ti emozioni, ti spacca proprio in due, fantastico, meraviglioso, però cioè, non sono altre band che secondo me hanno uno spessore proprio di contenuto. E poi secondo me lui non parla male di Queen. No, ma infatti, cioè, ragazzi, non è che Queen fanno cagare. Semplicemente dice che secondo lui sono super bravi. Sono dei musicisti molto bravi che hanno, ma non molto bravi, molto incredibilmente bravi, che però non hanno i contenuti di Lou Reed, di Bob Dylan, di questa. Cioè, dagli torto. Cioè, io non credo che abbia detto. Ragazzi, lui è Manuel Agnelli, cioè, in quanto Manuel Agnelli, lui deve stare un po' sul cazzo alla gente. È proprio nel suo personaggio. No, però, cioè, io non capisco che tutta questa gente che si è incendiata su. Senti, allora, io sai quando ho deciso che quell'intervista mi è piaciuta. Quando ho detto: vabbè, c'è una sola cosa che ti piace. E lui ha detto: questa intervista. Cioè, in quel momento ha vinto, ragazzi. Perché è proprio perfettamente. Là tu, se capisci, poi, quella strozzata. Quando sei andato a Bologna. A Bologna è stato fighissimo, è stato super simpatico. Infatti mi è dispiaciuto che siamo beccati a Napoli, però lui è alla fine. Ma vedi, se ti vai a guardare, per dire, l'intervista con Cattelan, è molto divertente. Cioè, in realtà lui c'ha questo personaggio che fa un po' il cattivo della situazione, un po' il gelido a tutti i costi, però alla fine poi in realtà è un buono dal cuore tenero. Ma sì, è che non si vede, capito? Un po' così, un po' latente, un buono latente. Nell'altro trend invece parlo io brevemente, perché oggi c'è qualcuno che compie la bellezza di 55 anni contati benissimo, ed è Dave Gunn dei Depeche Mode. Apro e chiudo parentesi, beh, beh, io direi di prenderci una pausa. Prendiamo io la canzone. Prego. La traccia numero 5. Sì. Che è 11 agosto. Ah, pensavo dicessi XI agosto. XI agosto. Ci ascoltiamo 11 agosto dei Blindur. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Sei stata la notte dell'11 agosto 2014. Io quella stanza, fermo al mio solito posto, pensieri alcolici. In un secondo quanti giri fanno le pale di un ventilatore? Quanto tempo ci vuole a far passare due ore? E intanto nel mondo un'altra guerra esplode e un bravo attore muore. A mille alle due di notte, dove si va per strada solo scintille,
e bottiglie rotte. Io lo sai cosa vorrei, un precipizio ogni angolo. Quanto è bella la vita se è sempre in pericolo. E intanto qualcuno corre per risposte dal cielo, ma non sa come dirglielo. Dimmi tutto questo che cos'è? Dimmi tutto questo che cos'è? Dimmi se tutto questo è soltanto tempo sprecato. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, ripenso ai miei eroi, ai miei miti, a tutti i sogni scaduti sugli scaffali dei grandi supermercati. E intanto una stella si stacca dal cielo e cade. E chissà i nostri desideri dove sono finiti. Dimmi tutto questo che cos'è? Dimmi tutto questo che cos'è? Dimmi se tutto questo è soltanto tempo sprecato. Dimmi tutto questo che cos'è? Dimmi tutto questo che cos'è? Dimmi se tutto questo è soltanto tempo sprecato. Oh, la 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 la. 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 Tornate ad indifferenti e ci siamo inimicati mezza popolazione italiana per allora, fatto di Duran Duran è ufficiale. Cara Ferragni, sì. Se, su Twitter non ascolto di Bindur, l'ho detto. Chi è, chi è Michelangelo? Massimo... C'è questo sfigato di Michelangelo. Sì, allora, cioè, Fedez ha detto che fa un featuring solo con Massimo. Scherzi a parte, ci scrive il nostro amico Ciro Leale e ci scrive viva i Duran Duran perché lui è un fan dei Duran Duran. E vabbè, Ciro, non fa niente. Sì, e poi salutiamo Gerardo Attanasio e Andrea De Rosa. Maestro, che... non mi sono dimenticato di telefonarti, poi ti chiamo, che ho detto 2 minuti e ti chiamo, però in realtà è stata una giornata. Però certo, non ti preoccupare, poi mi ricordo, un certo punto ti chiamo. Perdonami, ho fatto una cosa un po' alla Joseph, scusa. Intanto Nino si è preparato per la sua rubrica. Allora, questa rubrica spero che piaccia tanto a Massimo. Ti temo. Perché... ti temo. Allora, è una rubrica un po' particolare. Il campanello a portata di mano, che questa è rubrica da campanello. È una rubrica un po' particolare, nel senso che nasce come rubrica trash. Ok. Madonna. Però Francesca col tempo. Amico, perché sulla tua maglietta c'è scritto Pornino? Perché la mia maglietta fatta no, perché è già un paio di parole momento la serie, capito? Non volevo lui. Ho detto se trash no, vabbè, lo dico, con trash si sei stolganato. In realtà questa maglietta è correlata alla rubrica e anche alla vendita di mutande e magliette con la marca Pornino. Preferivo non saperla questa cosa, però, voglio dire, preferivo rimanere all'oscuro di questa informazione. Comunque dicevamo, la rubrica trash è nata in un treno un martedì pomeriggio a fresco. La rubrica trend allora, non è la rubrica 3. Scusate, rubrica ragazzi. Tre. Scusatemi ragazzi, perdono. Stavi in Irlanda, ti picchiavo. Sì, scusate. A Fresca non è mai piaciuta perché fondamentalmente voleva questa rubrica un po' più di classe. Poi sono 5 domande che vi devo fare. Cioè, quindi Francesca dicendo che questa rubrica mi piace mi ha appena dato del cafone. No, Francesca. Ma come così? Cazzo ti permetti? Ma chi è quel? Ma buttala fuori a questo. Ma chi l'ha inventato? Allora, Nino, cioè, da, è? Da domani Nino, ma non presentarti più in questo studio. Non presentarti. Infatti, martedì il prossimo, lui domani. Cioè, sei... no, è in semplice la... come cosa. A me a Francesca piacciono Duran Duran. Sicuramente, ma si è capito che c'è un problema proprio. Cioè, io ho detto, la rubrica... Non c'è simpatia tra di noi. Tra di noi, la rubrica è trash, io però preferisco una cosa più classica. Sì, perché io sto per porvi 5 domande. Queste 5 domande in realtà corrispondono a 5 numeri che vanno da 1 a
5. Ci siamo fin qui? Più o meno. Voi dovete scegliere un numero. Cioè, e le io... risposte vanno da 1 a 5, le domande. Le domande sono 5. Ok. Voi scegliendo il numero, io vi pongo una domanda. Quindi è come le buste, la 1, la 2, la 3. E sono la 2, la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Ok, va bene. Allora, scegliete un numero. Michele, scegli un numero. No, beh, volevo dire alla polizia che tutto quello che risponderemo in realtà è tutto finzione. Vai, Michele, scegli un numero, scegli un numero. 3. Allora, la situazione si fa già calda e hot, perché la domanda che ha scelto il buon Michelangelo... Un attimo, ragazzi, che per un attimo la connessione alla mia ragazza, così ricade. La domanda è, la canzone trash che canteresti prima e post sesso? Ma che schifo! Vai, Michelangelo, cioè, trash. Tu, sì. Sì, però deve essere proprio terribile. Cioè, tu pensa che stai là, no? Tu muovi la situazione. Tu stai là con Carlotta, insomma, state per, dice, aspetta amore, aspetta, devo fare una cosa. Ti alzi in piedi nel momento, insomma, così. Ma sicuramente un pezzo Gianfranco Marziano. Non riesco a dire quale titolo, perché non mi viene in mente, però... Lago spaziale. No. Inno alla gioia. No, siamo un inno alla gioia, anche un appuntamento. L'appuntamento ci sta. Non so se però, io la farei più dopo, perché prima, secondo me, ce l'ho. La pubblicità di Gianfranco Marziano, di Vincenzo Sifone. Quando fa la pubblicità del neomelodico. Sì. Un attimino mediterraneo. Quello là della Smart, il pezzo della Smart. No, mamma mia, perché non si può cantare, lasciamo stare, ragazzi. Meno male che io non conosco questa. Stiamo veramente precipitando. Quindi adesso dovrei sceglierne una io, o è finita qui questa rubrica? C'è un'altra domanda, sono 5 domande, ragazzi, una abbiamo bruciata. Ma quindi ce dobbiamo scegliere comunque tutte e 5? Sì, ragazzi. Vale la pena andare in ordine. Che senso ha questa cosa di scegliere il nome? No, perché voi non sapete qual è. Cosa si nasconde dietro, sì. Una cosa che comunque prima o poi succederà. E vabbè. Questo, cazzo, ha spontato tutto. No, nel senso, ma non era difficile spontarla. Ma fino adesso nessuno ci è riuscito. Ma che cazzo avete invitato, ragazzi? Allora, detto ciò, io a questo punto, siccome sono una persona ordinata, sceglierei la 1. La canzone trash che canteresti spesso sotto la doccia. A buia, e cre... Mamma, mi state mortificando, io però, eccetera. Ma sei amico Francesco, a caso? La fai con Francesca... Ah, ma è facile questa domanda. Una canzone che... vai, Michele, rispondi, che canteresti sotto la doccia? No, non lo so, io non so neanche canto cose colte, tipo la sbagliata. Aspetta, che è un grande cornutone, perché... Potrebbe dare a pensare male. No, diciamo no, tutto sotto la doccia. Una canzone trash e cantare sotto la doccia. Ma Michelangelo, aiutami, non mi io viene... mio cugino di io cugino è abbastanza anche trash. Se li odio, cioè... anche se Michelangelo odia Elio e storie tese, veramente sì, ragazzi, li odio proprio. Ci stiamo inimicando tutti. Cioè, la nostra carriera sta finendo qua, dopo 2 anni finirà così a Radio Baiano. Mio cugino è abbastanza trash, forse Tapparella più che mio cugino. Io canterei più Tapparella. Tapparella inizia Forza Panino. Sì, aspetta, però quella inizia bellissima. Come il fatto del tipo che va alla festa. Io mi ricordo, mi presento, faccio un rutto e vi cambio il clima. Temporeggio bevendo spuma. A me l'unico pezzo che piace ascoltare di ieri del Sorrese è quello là della statua, là, come si chiama? Quello della statua, cioè non l'avrebbe capito nemmeno lui. No, è perché il fatto del... sì, ho capito, però cioè, come a dire, capito? Il piccione che va sulla statua. Sì, ho capito, però era difficile da capire così con la statua. Fortunatamente ci conosciamo da tanti anni. E adesso immagino che potremmo scegliere addirittura un'altra domanda. Sì! Ne abbiamo altre 3. Mamma mia, che odissea. Incredibile, non finirà mai. Vabbè, io sceglierò la 5. Come pensate che poteva piacermi questa cosa? Cioè, perché hai pensato che mi poteva piacere? Diglielo anche tu, che è troppo lunga questa rubrica. Ma è lunga, e tra l'altro questa cosa di scegliere le domande non ha nessun senso. Cioè, ecco. Fidati, Nino, è proprio una cosa... Anzi, va bene. Vabbè, non ti voglio mortificare, però fra 2 anni non me la far trovare questa faccio rubrica. Faccio l'ultima e poi faccio la domanda. Questa è l'ultima, domanda ok? Bocchetto. Vai, e poi la 5. Che questa è l'ultima e poi dopo faccio la domanda seria della rubrica. Che c'è una domanda seria. Immagino la domanda seria. Okay. Vai, Michelangelo, vai. La canzone trash che vi pentite di aver cantato.
No, pentite. Ma non ci siamo mai pentiti di cantare canzoni trash. No, anche perché le cantiamo sempre in privato. Per fortuna. No, forse una volta quando ero piccolo cantavo un pezzo di Federico Salvatore con il microfono. Tipo ha sparato a mille in un impianto. E ovviamente venne mio padre tutto il giorno e disse: ma questo bambino ha bisogno un po' di andare all'azione cattolica. Voglio sapere qual era questa canzone. Era caraggio. Tipo quella là dell'incidente. Ah, l'incidente. Vomero. Ho fatto la... Ah, fantastico. Mi parla con me, di fare immobiliare. E ti faceva il microfono e cominciava a cantare questo pezzo, però urlando nel microfono ad un volume spropositato, ovviamente mio padre mi vende una serie. A ridarguirti. Bene, tutto a posto, ragazzi. Io direi che puoi fare faccio la domanda seria. Come devastarsi, però. Cioè, poi uno dice, ma perché noi quando facciamo le cose nessuno ci pensa? È normale, guarda che stronzata che gli ammaticini radio. Il problema è che non è che, cioè, dove andiamo, è sempre così, sempre stronzata, ma com'è possibile? Voglio... Abbiamo bisogno di una persona, abbiamo bisogno di uno che va a parlare al posto nostro in radio, dobbiamo tanto suonare. Andiamo e facciamo un'idea. No, adesso c'è la domanda seria della rubrica. Veramente seria. Sì, dopo aver citato tantissime canzoni trash. C'è la domanda. Ma è ancora il caso che resta Francesca. A parte, la domanda seria è questa. Visto che voi avete viaggiato tanto, avete anche collaborato con vari artisti in giro per l'Italia, anche per l'Europa, voglio fare una domanda: c'è una canzone che prendereste in prestito da uno di questi artisti che avete conosciuto, poi da un artista emergente che conoscete? Anche emergente, vabbè, ce ne sono varie a dire il vero, nel senso che per omaggiarlo c'è, cioè, della su tutta della ce n'è una che noi già facciamo, perché c'è una canzone di questa band che si chiama I treni non portano qui, che salutiamo e che noi suoniamo dal vivo, cioè è una canzone che noi abbiamo preso in prestito da loro, gli abbiamo fatto ascoltare la nostra versione e ce la portiamo in giro quando facciamo il nostro set acustico. Questa canzone si chiama L'Interrail, è una cosa anni 80 che secondo noi è proprio a proposito di fatti trash, l'abbiamo addirittura cantato alla Bocconi, alla Bocconi e a Francoforte, soprattutto parla male della BCE Fondo Monetario Internazionale, così. E alla Bocconi il tipo dice: ragazzi, avete scelto un'ottima cover, complimenti. Pertinente. E anche a Francoforte l'organizzatore del concerto si alza dopo il pezzo e fa: comunque volevo dire ai presenti che lavorano in BCE che noi non abbiamo niente contro di loro, che è tutto a posto. Quindi, insomma, a proposito di cose un po' così tamarre, quindi hanno scelto anche la canzone. Sì, sì. Possiamo dire che la mia rubrica era più bella? Nino, però soltanto se non ti offendi. No, in realtà la rubrica di è molto figa. Guarda, però non la farà mai più, perché è talmente allora, bella. Per me diventa più figa se ogni domanda mette il pezzo che è stato citato. Immaginate un pezzo di Giappone marziano. Ragazzi, me ne vado. Veramente... E beh, 50 e 50 alla fine è finita sta rubrica, fra. No, vabbè. Guarda, perché siamo cavalieri, 60 e 40. Dai. Vabbè. Io voto un cazzo 60 e 40. Io voto 70 per Nino e 3 per Francesca, che mi sta... Che cazzo, è una stronza questa. Cioè, questa ha detto che mi piaceva una rubrica, capito? Di merda. Io non ho te. Cioè, ti sto dando anche il 70%. Grazie. Ma perché? Perché comunque è una rubrica goliardica. E ma il più goliardico tra i due in realtà è Michelangelo. Io faccio la parte, ma capito? Ma in realtà io sono quello, capito, profondo. Beh, lui che è uno stronzo, cioè, è così, lo sanno tutti. Io goliardo. Vabbè, ho sbagliato. Lui goliardeggia. Mi scuso. Lui è un goliador. Mi scuso pubblicamente, ma la mia rubrica pensata oggi pomeriggio, tra l'altro in 5 minuti, era figa. Detto questo... Era trend. Detto questo, io vorrei ascoltare un'altra canzone dal vostro album. Nino, quale scegli? Allora, io scelgo una canzone che... mi ricorda i Pokémon questa cosa. Scelgo te. Scelgo la traccia numero 3. Sì. Che è solo andata. Va bene. Allora, e se la volevano fare dopo? No, non la volevo fare. No, hai detto che sto va bene la della sera. Boh, se proprio la dobbiamo mettere. Vabbè. Ma perché non mi piace? Cioè, vabbè, mettiamo. Facciamo ascoltare andata. Solo andata dei Blind. Scusateci, è che ve la facciamo ascoltare. Perdonate, non lo facciamo più, ve lo giuriamo. Oggi non torno a casa. Cioè, questo è perché la tua rubrica trend, cioè... Vi facciamo ascoltare solo andata dei Blind. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it.
Preparare una borsa per andare lontano, stai sicuro nessuno ti può dare una mano. Cerca di stare attento mentre scegli le cose, non portare speranze, sono pericolose. Tempo, che di tempo ne hai poco, lascia il tuo universo e poi salta nel vuoto. E cadendo potrai fare tutto quello che ti pare. Abbi solo impazienza, se partire o scappare non fa più differenza. Allora, bentornati a Radio Baiano, abbiamo qui ospiti stasera Francesca e Nino. Yeah! E... allora ragazzi, vi sta piacendo questa intervista? Sì, devo divertendo? Dire la verità che tu e Michelangelo siete molto bravi, molto competenti, bene. E ci stiamo trovando bene qui. Le nostre rubriche vi stanno piacendo? Fighissime, soprattutto la tua Massimo, quella sui trend, era veramente bella. Mi dispiace questo fatto che non ti piacciono Duran Duran, Francesca, però vabbè, ce ne faremo una ragione. Nino, complimenti per la tua maglietta. Michelangelo, tu vuoi dire qualcosa in tutto questo ai ragazzi? Perché insomma, secondo me sono stati figli, hanno fatto un bel disco, no? Devo dire la verità. Sì, sì, io voglio dire che la vita è un raggio di sole. Vabbè, insomma, anche Michelangelo, insomma, così ha detto la sua. E, dopo aver ascoltato questa meravigliosa canzone, questa band si chiama Blindur, che andate siamo a io cercare. Proprio belli, sono troppo forti, esatto, ragazzi. Fantastico. Fatto un disco bellissimo, proprio veramente. Ma se vi dico, beh, io ne ho comprate circa 300 copie. Quindi se avete bisogno, me lo fate sapere, ve la do io una copia. oppure casualmente facciamo dei banchetti a dei concerti proprio di questa band, si chiama Blindur. Ci trovate là. Che dire, ragazzi, ci volete parlare di qualcosa? Scusatevi, ragazzi. Allora, io posso dire, fuori onda, il signor Massimo ha detto, mi raccomando, mo torniamo in onda, facciamo per un po' le persone serie. Però non mi cangio, non mi ha appoggiato in questa cosa, l'ho detto a boh, allora se deve andare così, lo prendo proprio l'iniziativa. Avanti? Sembra un po'... Però dovreste far partire...
La sigla di Porta a Porta. Sì, dovreste far partire la cosa là quando c'è il campanello, ragazzi. Alla via col vento. Dovreste organizzare, attrezzare. Ci dobbiamo attrezzare, Nino. Ci mettiamo l'orchestra qua dentro la tua partita. Esatto, da giù. C'è l'angolo. Mentre Nino si prepara, io vorrei domandare ai ragazzi, avete qualche pezzo nuovo in cantiere? Cioè, questo prossimo disco è pronto? Pronto no. Nel senso che ci sono un po' di canzoni nuove. Qualcuna la stiamo già suonando durante i concerti, qualcuna sta venendo fuori proprio in questi giorni, qualcuna la stiamo... abbiamo iniziato a suonarcela così in sala prove. Un po' di cose stanno venendo fuori, piano piano. Il problema è che girando così tanto, abbiamo fatto veramente un pacco di concerti da febbraio a ora, che è incredibile. E non c'è stato probabilmente il tempo di fermarsi a riflettere un attimino e mettersi a scrivere. Sono venute fuori un po' di cose, un po' di appunti, un po' di cose sparse. E vediamo se... non credo che durante l'estate ci sarà modo, perché anche durante l'estate suoneremo parecchio, però sicuramente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, che è anche un momento particolarmente triste, quindi i momenti tristi sono ottimi per scrivere le canzoni, e in quel momento là sicuramente qualche altra cosa verrà fuori, però diciamo che 4-5 pezzi ci sono già, quindi partiamo già da una cosettina, ce ne vorranno un'altra decina per poi metterci a scegliere un pochino, vediamo, io poi sono uno molto lento nella scrittura, sono... Vabbè, quindi sicuramente ci vorranno altri 2 anni, Nino. Ragazzi, vado a paciare. Faremo la fornitura di peroni, qui cioè, facciamo il franchising con loro. Avete 2 anni, ragazzi. Esisterà Radio Baiana fra 2 anni? Yeah, magari è diventata una radio FM, capito? Sì. Sicuramente, sì. Chissà fra 2 anni dove saremo, cosa faremo, dove andremo. E adesso inizia la rubrica Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Quindi, visto che Nino è pronto... Sì, sono pronto. Noi siamo pronti per un ultimo live di Massimo e Michelangelo, che insieme formano i Blindur. Questa band fantastica che ha fatto questo disco veramente... Siamo seri, ha fatto questo disco veramente bellissimo. Attualmente in Campania e anche fuori, a livello loro, non c'è nessuno. Michelangelo, quei 5 euro che gli hai dato sono benedetti, quei 5 euro. Bravo Michelangelo. Ti ho detto, fai il cavaliere, capito? Ah, mamma, che fortuna che i soldi, ragazzi. Con le buone e con le cattive non si solve niente, ci vogliono i soldi, dovete apparare. Ma non si può dire una cosa seria, di soldi. Voi portate i soldi alla gente, quelli dicono quello che volete voi, cioè noi siamo andati qua dei 5 euro in mano francese, da quando alla fine della trasmissione, già sai. Hai visto il disco fantastico, compratelo! Chi mi sta ascoltando sa benissimo che io non accetto soldi. Scusateci ragazzi, noi solitamente siamo... soltanto a segno. Siamo così. Da te è venuto col post, capito? Ragazzi, con tanti no. Volevo dire, tipo, solitamente non siamo così, però non ero credibile. Siamo proprio così sempre, scusateci. Quindi stavo dicendo che questa bellissima band, formata dal bellissimo Massimo e dal bellissimo Michelangelo, che ha fatto questo... bellissimo disco che si chiama Blindur, adesso ci suonano un altro pezzo. Non hai detto che abbiamo un bellissimo nome, con dei bellissimi nomi e anche fantastici e anche dei bellissimi cognomi. Ecco, tutto bellissimo, è tutto Blindur, bellissimo, sono fantastico, bellissimo tutto, cioè io tutto direi di cambiare nome da Blindur in bellissimi Blindur. Sono d'accordo, prossimo disco lo chiamiamo Bellissimo. Pensa ora com'è. Bellissimi di Rete 4. È finito tutto. Per l'ennesima volta è finito tutto. Cioè, noi abbiamo la capacità così di autodevastarci. Ogni volta che facciamo qualcosa finisce così. Ragazzi, fortuna che scriviamo canzoni tristi, vedi? Cosa ci suonate adesso? Ci suoniamo una canzone che abbiamo scritto insieme a Carola, che è la cantante di un altro duo molto molto figo, loro si chiamano Yombe, e questa canzone noi l'abbiamo tirata un po' nella nostra direzione, l'abbiamo portata più in un fatto folk, e si intitola Imprevedibile. Allacciati le scarpe che andiamo in giro,
ridere a volte è divertente. Tutto è così imprevedibile e non c'è da stupirsi se basta un attimo e noi cambiamo. Il bello è che non è per niente strano. Mettiti il cappotto che ora usciamo. Chiedermi se ci perdiamo, io quando so, nel caso ci ritroveremo un po' in là. Non sarà successo niente. In bellezza con i bellissimi Blindur. Direte qua. Sì. Direte qua. I bellissimi di Radio Baiano. Nino, senti. Sì, amore, dimmi. Noi tesoro. No, nemmeno. Noi siamo padrone. Esatto. Okay. Noi siamo giusti. Ma paura. Forse questo aspetto l'abbiamo svelato a fine puntata. Ragazzi, ma quei vestiti non erano soltanto appesi, la prossima puntata. Radio Lati, non so capito di Radio Baiano stasera. Andiamo, signora, prego. Allora, c'è bellissime, faceva una rubrica. Faceva una rubrica nuova. Allora, siccome siamo giunti al termine di questa intervista, vuoi risparmiarci la tua ultima rubrica? Sì, no, io ho una domanda da fare perché è una cosa che prima che chiudiamo la puntata, sì. Cioè, è una cosa seria questa. Prego. Allora, i Blindur nei mesi, nelle settimane precedenti comunque a questa intervista hanno iniziato una sorta di piccola campagna su Facebook per il loro video. È vero. Ci spiegate un po' questa idea, com'è nata, quando uscirà questo video? Allora, abbiamo lanciato questa cosa per il prossimo video, come dicevi, che sarà il video di foto di classe. Quindi a distanza di praticamente 3 anni, Foto di Classe finalmente avrà un video ufficiale. E ci è sembrato il caso, visto che Foto di Classe è una canzone per noi ovviamente molto speciale, la canzone con la quale tutto è iniziato, da dove siamo partiti, quindi era giusto che a questa canzone venisse dato un peso specifico, un attimino diverso da quella di una qualsiasi altra canzone, anche rispetto al videoclip. E quindi ci siamo lanciati in questa follia, questa cosa strana, di realizzare una sorta di, non saprei nemmeno bene come definirlo, però è una cosa a metà tra un documentario e un videoclip, che è una cosa che sostanzialmente quasi non è stata mai fatta. E la cosa funziona così. La campagna che è stata lanciata è stata questa richiesta di selfie, di fotografie in generale. Ce ne sono arrivate proprio una carovana di queste foto.
Tutte queste foto sono state stampate e verranno utilizzate per la scena finale di Foto di classe, che ovviamente non vi sveleremo in questa circostanza, ma in questa scena finale ci saranno tutte le foto che abbiamo ricevuto. E il video, praticamente abbiamo ingaggiato il buon Valerio Casanova, che si è occupato della regia già del primo video, e che era l'unico che poteva accettare una proposta folle come quella che abbiamo fatto. E sostanzialmente Valerio cosa ha fatto? È andato a intervistare degli studenti e dei neoprofessori di varie scuole, tra Torino, Roma e Napoli. A tutte queste persone sono state fatte bene o male le stesse domande sul futuro, sulla scuola, su come uscire dalla scuola e come rientrarci a pochi anni di distanza, ma dall'altro lato della cattedra, piuttosto che cosa la scuola ha dato a queste persone, insomma, cosa ci ha dato la scuola, che cosa ci porteremo dietro, quali sono state le cose belle, le cose brutte, si è insegnato qualcosa. Tutte queste interviste sono state raccolte e da ognuna di queste voci è stato estrapolato un piccolo frammento che verrà sovrapposto alla canzone. Quindi sarà una cosa veramente super folle. È vero. E in questa canzone, insomma, poi ci saranno varie scene sia nostre che riprese in queste varie scuole in giro per l'Italia. Sarà un videoclip strano, bizzarro, però noi abbiamo fino a questo momento visto un piccolo spezzone del montato e ci siamo emozionati parecchio. È stato molto molto bello, anche perché insomma è una cosa molto generazionale nella quale noi ci sentiamo molto coinvolti, proprio come sentimenti, no? Come emozioni, parlare del futuro, dei propri sogni, di come le aspettative cambiano quando stai uscendo dalla scuola e quando magari già ormai hai fatto 30 anni, hai concluso il tuo percorso di studio e stai veramente iniziando, cioè, o meglio iniziando, ormai sei dentro il mondo del lavoro, il mondo dei grandi a tutti gli effetti. Quindi sarà una roba, secondo noi, potente. Sarà una roba potente dal punto di vista emotivo, sarà molto potente. Il video dovrebbe, non abbiamo ancora una data ufficiale di pubblicazione del video, ma sarà breve, sarà insomma nell'arco di questo mese sicuramente. Stiamo giusto capendo le ultime cose, sistemando un po' di dettagli, però dovrebbe venire fuori a stretto giro. Noi siamo curiosissimi di vederlo, sì, io sono curiosissimo. Abbiamo mandato la foto della mia università. Sì, infatti sì. Ho organizzato tutto il laboratorio, ragazzi, siamo 50, le metti video di me, facciamo sta foto. Infatti no, ho anche portato le spillette per voi del sì. Cuore di Napoli, finissimo, che dopo vi daremo. Questa finisce sulla fascia della chitarra. Io ho le ultime domande da fare, le domande di rito, che sono tre. Ricordatevele, bellissimi Blindur. Allora, prima domanda. Sono le mie domande, mi raccomando. Prima domanda: dove è possibile reperire notizie su di voi, quindi contatti social vari ed eventuali? Seconda domanda: dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare il disco? Terza domanda: prossime date live, non tutte, qualcuna. Allora, per i nostri contatti, Facebook ovviamente, che è semplicemente Blindur, la nostra pagina. Su YouTube ci trovate come Blindur Official, su Twitter Blindur Official, ci siamo anche su Instagram. Bene o male ci trovate un po' in giro ovunque per il web. Tra l'altro siamo gli unici a chiamarci Blindur, quindi cercando, googolando Blindur, vengono fuori tutte le nostre cose. Ci trovate abbastanza facilmente. E là, insomma, a parte le nostre solite vagonate di stronzate, dovreste reperire anche tutte le informazioni utili. E a parte questo, la nostra musica è ovviamente su tutte le piattaforme digitali, sia di free listening che a pagamento, quindi iTunes, Spotify, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Il disco lo trovate un po' ovunque, anche quello, tra Feltrinelli, negozi di dischi regolari, ufficiali, su Amazon lo trovate, sul sito della Tempesta, oppure
ed è la cosa che noi consigliamo sempre, l'ho trovata al banchetto dopo i nostri concerti. Esatto. Che è l'occasione per scambiare una chiacchiera, per berci una cosa insieme, insomma, così vi comprate il disco, anche perché noi abbiamo anche gli EP che non sono distribuiti, quindi insomma, se volete, e insieme al disco vi regaliamo pure la spillettina, quindi insomma, quindi andate. Il banchetto merita. E i prossimi appuntamenti live questo mese stiamo un po' più tranquillini, perché insomma veniamo da questi tre mesi di super super full. Questo mese ci sono un paio di cose da annunciare che non abbiamo ancora detto e che vedrete nei prossimi giorni sulle nostre pagine, ma nel frattempo il 31 siamo a Una Cosetta a Roma, il 1 giugno siamo Oppido Lucano, siamo vicino Potenza, il 2 giugno saremo al Meeting del Mare. Questa è una data che non abbiamo ancora annunciato, quindi la stiamo dicendo qui per la prima volta. Saremo al Meeting del Mare, faremo l'after show il 2 giugno al Meeting del Mare. E poi ci sono un'altra serie di date in giro, c'è Taranto, ci sarà un Secret a Napoli, che poi verrà svelato più avanti, l'8 giugno, il 9 giugno saremo a Taranto. Insomma, il calendario è come sempre bello fitto, bello pieno, sempre in movimento. Però quindi se volete scoprire le altre date andate sulla pagina Blindur, e anche se cercate bellissimi Blindur sono convinta che li troverete sempre lo stesso. Sempre noi usciamo, sempre noi. Sempre loro. Già sa, uno io Radio Baiano, le uniche due che posso uscire cercando bellissimi Blindur. Io devo ricordarvi che l'intervista che è andata in onda, abbiamo ricevuto un messaggio, ma è di promozione quindi lo leggiamo dopo, carissimo che ci scrivi. Quindi l'intervista che è andata in onda oggi è stata anche registrata, quindi domani sarà disponibile sul nostro canale YouTube nella playlist Indifferenti, in modo da non dimenticare tutte le cose che abbiamo detto oggi. E poi... Mamma mia. Ci faremo un confronto... Mamma mia, ragazzi. E anche i live che gentilmente ha fatto Nino saranno disponibili sempre domani sul nostro canale YouTube, però nella playlist live a Radio Baiano. Poi dobbiamo dare il nostro prossimo appuntamento con Indifferenti, che non è martedì prossimo, ma bensì domani, perché alle ore 16 ci sarò io in compagnia di Carlo, che mi aiuterà perché Nino non c'è, e sarò in compagnia di un giovane cantautore romano che si chiama Rosso Petrolio. Sicuramente più serio di noi, quindi ascoltatela che ne vale sicuramente di più la pena rispetto a noi che abbiamo tanto gli stronzi. Ma più serio perché manco io e mancano loro, quindi c'è... E Nino mancherà anche lunedì prossimo, quando avremo la prossima puntata. Cioè, proprio perché siamo stati... Che culo che abbiamo avuto! Che gran culo a farci la rubrica di Nino oggi, ragazzi! Siamo veramente super fighi, cazzo! Perché ovviamente, quando Nino non c'è, io non faccio la sua rubrica. Beh... Non l'ho fatta più, caro mio. Guarda, ti ha gabbato. Ti ha gabbato alla grande. Okay, disse in diretta quando venne Giacomo Leobuc dicendo: ok, faccio la rubrica di Nino. Io ho detto: ok, adesso a quel leggero sicuramente la fa. Invece non l'ho più fatto. Invece no. Ti ha gabbato. Ti ho gabbato. Apri una radio tutta mia. Vabbè, non fa niente. È morto un Nino, se ne fa un altro. Secondo me devi fare una puntata da solo. Io e il gruppo e basta, cioè intervistati alla Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Detto questo, noi vi invitiamo ad andare ai concerti dei Blindur e ad ascoltare il disco, perché veramente ve lo ripeto e non voglio battutine là in fondo, non voglio essere interrotta, veramente veramente fanno il culo a tutti, quindi per provare per credere, andate a sentire e poi mi contattate e mi direte: Frangè, hai ragione. Detto questo, io ringrazio i bellissimi Blindur per essere stati con grazie noi anche voi, oggi. Grazie, ci rivediamo fra due anni con la Peroni, ovviamente. E ora io andrò in bagno, ragazzi. Adesso documenteremo l'entrata in bagno di Massimo. Ci sarà un video nella live a Radio Baiano di Massimo che va in bagno. Guardatelo, che sarà bellissimo anche quello. Noi ci ritroviamo domani alle ore 16. Ciao! Ciao!